sono stati 200 figuranti a far rivivere in Val di Chiana la battaglia di Scannagallo. A Pozzo della Chiana e a Marciano è infatti andato in scena lo storico scontro tra Senesi e Medicei dell'estate del 1554. I tre giorni di rievocazione storica hanno trovato il loro apice nella battaglia, combattuta per la prima volta in notturna, sabato 8 luglio a Pozzo della Chiana. La rievocazione è importante perché valorizza un evento importante, ovvero sia il contesto della nascita della Toscana così come ancora oggi la conosciamo, perché a seguito della battaglia di Scannagallo, con la sconfitta della Repubblica di Siena, la vittoria fiorentina, la Toscana ha preso la forma che ancora oggi conosciamo e di lì a poco è nato il primo Granducato di Toscana con Cosimo I, primo Granduca di Toscana. La rievocazione storica è nata da 50 figuranti che venivano da Firenze e poi piano piano si è sviluppato sino ad arrivare oltre 230 rievocatori, non figuranti, perché abbiamo iniziato a figuranti e siamo finiti con rievocatori. Il rievocatore è colui che ricostruisce la storia, la studia e cerca di ricrearla per quello che ovviamente è possibile oggi nel 2017. E si va avanti con qualche sponsor, pochissimi aiuti pubblici e speriamo che qualcosa arrivi grazie a questa nuova legge e soprattutto veramente volontariato, nel senso che ognuno si paga la propria attrezzatura, ognuno se la gestisce, se la manutene e la porta avanti. E vi garantisco che gli archibugi, i cannoni, la polvere da sparo costa, una spada quando si rompe vanno via fogli da 100 euro come nulla e quindi è veramente una cosa difficile da sostenere. Però è tutto ripagato da quello che diceva lei, perché stasera ci vedrà nella battaglia, ci vedrete che si combatte, ma dopo la battaglia il campo vive fra le 2 e le 3 di notte e non vive, come si sente dire spesso, con gente subraca, no, vive fra delle persone che hanno fatto amicizia e persone di tutta Italia e facciamo festa tutti insieme.